Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Shikoden 5 e dopo la scorsa volta, dove appunto abbiamo fatto la nostra prima battaglia campale del titolo, oggi abbiamo ricevuto degli alleati della città di Sabol, ovvero la città da dove arriva Boz. Quindi vediamo un po' che cosa sta succedendo. E andiamo a parlare con il capitano di queste truppe che ci sta venendo a dare manforte. Oh, Your Royal Highness, you've arrived just in time. Indeed, we are in the presence of one dauntless General Dine. He is from Sable, a fine hamlet in the south. Your Royal Highness, I am most honored to meet you. My name is Dine. I hail from Sable. I was ordered by Lord Ralbel to assist you, sir. I came here with some of our troops as quickly as I could. You're going to be a big help around here. Sable's close to the border with Armis, so they've always been at each other's throats. But I've heard Armis has been shaking in their boots ever since Dine took command down there. No, Lord Wilde, I'm afraid your compliments are undeserved. The reason Armis has been docile lately is because their majesties Arshtat and Ferid were so skilled at diplomacy. To show our gratitude to them, we solemnly pledge our strength to help you, sir, in any way we can. Oh, this is most helpful to our cause. What's more, volunteer soldiers have been pouring in from every region. My, my, the day we thwart the Godwin scheme is indeed nigh. Non così vicino, però è già un inizio. Ma dovete sapere, Lord Barrows, che a quanto pare il nemico comanda la maggior parte dell'esercito del regno. Mi dispiace dirlo, ma la nostra potenza militare può difficilmente competere con la loro. Sì, sì, temo che abbiate ragione. Ci farebbero sicuramente comodo altri alleati. Dunque, questo mi porta a voi, Vostra Altezza Reale. Pensate di poter convincere Raja in modo che anche Raftfleet si unisca alla nostra causa? Volete Raftfleet? Certamente! Non saranno i guerrieri più forti, ma una guerra non si combatte solo con la forza. Ci servono esploratori e messaggeri, e abbiamo bisogno di aiuto per trasportare i soldati e le scorte. Grazie alla loro profonda conoscenza del fiume Feitas, saranno l'ideale per compiti come questi, sì? Non sono convinto, Raftfleet non ama farsi dare ordini da nessuno, e non amano nemmeno schierarsi da una parte. È vero, è proprio per questo che voglio che Sua Altezza Reale li incontri di persona. Ah, ci pensate voi? Vi ringrazio dal profondo del cuore per il vostro aiuto, Altezza. Vostra Altezza, Lord Barrows, se non oso troppo, posso dare un suggerimento? Non sarebbe meglio se ci alleassimo non solo con Raftfleet, ma anche con Lord Lake? Lord Lake? Dopo essere stati bruciati dalla Runa del Sole, non so se vogliono avere a che fare con la famiglia reale. Ma se le avessimo dalla nostra parte, tutti si unirebbero a noi. Sarebbe ottimo per la vostra causa, Altezza. Beh, non vedo come possa... Che c'è, Lord Barrows? Avete delle obiezioni? No, assolutamente no. Ma non bisogna sprecare le proprie risorse nel trovare nuove reclute, giusto? Concentriamoci su Raftfleet. Quindi potremmo pensare a Lord Lake, o no? Detto questo, Vostra Altezza, la decisione spetta a voi. Già qualcosa che va... fuori dall'ordinario per il nostro amico già è tutto. Allora, qui praticamente abbiamo fatto tutto, quindi possiamo tecnicamente anche uscire in realtà. E ora dobbiamo andare a cercare un personaggio nello specifico, che però io non mi ricordo dove si trova. Spero di trovarlo per strada, perché è un personaggio che poi dovremmo reclutare. Quindi spero di beccarlo, perché non ricordo dove si trovasse, ma vediamo se lo becchiamo per strada, perché dovrebbe trovarsi comunque in mezzo alla strada, o comunque dovrebbe essere riconoscibile. Ecco qua. Qua intanto già c'è. Cosa? Non parlarmi inutilmente, devo concentrarmi. Lei già ha un altro pezzo di waifu incredibile.
Allora, vediamo se si trovava. Io non mi ricordo dove si trovava, a essere sincero, perché qui praticamente dovrebbe esserci anche Murad, se vi ricordate, il medico che avevamo incontrato nei giochi sacri, e dovrebbe essere qui. Eccolo. Vostra Altezza, il principe, grazie al cielo siete arrivati sano e salvo. Sua maestà la regina e il comandante Ferid sono terribilmente dispiaciuto per la loro morte. Il comandante Ferid mi aveva fatto preparare un antidoto contro il mistero oscuro. Sembra però che non sia stato di grande aiuto. Ma certo, Vostra Altezza, ho sentito che c'erano state delle scaramucce da queste parti, così sono venuto per aiutare i feriti. Io però resto neutrale, curo i feriti di entrambe le fazioni, e questa è la vera missione di un dottore. Per questo non posso schierarmi con il vostro esercito. Spero che capirete. Ecco, qui per il momento lui fa muro. Ok, però l'importante è che noi gli abbiamo chiesto di venire con noi, praticamente. Ok, salviamo, ora che possiamo farlo. E c'è un'altra cosa che dobbiamo fare, ovvero un altro primo incontro con un altro personaggio, ovvero il Richmond, per chi conosce Shwigoden 2 del caso. Chiedo scusa. Cosa? Un cliente? È un marmocchio. Ehi, Shigure. Come ti permetti di chiamare marmocchio un cliente? E poi lui è il principe Joe, e lei è Lion, cavaliere della regina. Allievo, cavaliere. Un principe? Che seccatura. Oh, per favore. Ehi, Sejiri, ti prego di comportarti come si deve. Perdoni il loro modo, Altezza. Non se la prenda, la prego. Benvenuta all'agenzia di Detective Oboro. Il nostro motto è indagini veloci, privacy garantita, nient'altro che la pura verità. Io sono Fuyo, mi occupo della contabilità e della gestione. Questi sono i nostri investigatori, Sejiri e Shigure. Piacere. Che onore ricevere la visita di Sua Altezza il principe e di un cavaliere della regina. Ripeto, allievo cavaliere. Il fatto che vi siete rivolti a noi significa che la nostra reputazione ci precede. In effetti, come agenzia investigativa non temiamo rivali. A onor del vero, sono venuta qui la prima volta anni fa per assumere Detective Oboro in veste di cliente. Ha risolto il mio problema in modo così brillante da lasciarmi di stucco. Ho sentito che dovevo a tutti i costi lavorare per lui. Oh cielo, che imbarazzo. Altezza. Il capo è fuori ufficio. Torni più tardi se vuole incontrarlo. Ok, tornerò più tardi. Oh, d'accordo. Beh, ho mille faccende da sbrigare. Oh, davvero? Non si faccia problemi, la prego. Non si preoccupi. Signorina, aspetti un attimo. Sì? Sì? Volevo solo dirle che... è carina. Cosa? Shigure, ma insomma, che modi? Stai parlando con un cavaliere della regina. Allievo cavaliere. Mi scusi se l'ho fermata, vada pure, la prego. Sì, vogliate scusarci. Sejiri? Già. Che ci sarà sotto? Che strani ragazzi. Ok. E questa era una scena importante da fare, perché altrimenti la nave di Oboro, in questo caso, non sarebbe salpata a Raftfleet. E quindi sarebbe stato forse addirittura impossibile reclutare successivamente i detective di Oboro e company. Quindi il fatto di averci parlato già qui, abbiamo suscitato in loro l'interesse verso sia Leon che ovviamente anche il protagonista. Per cui è questo il discorso. Sì, adesso possiamo uscire e finalmente possiamo andare a reclutare la nostra prima stella del destino. Già, dove andiamo a prendere la nostra prima stella del destino? Al villaggio di Hod. Quindi risaliamo il fiume.
Oddio. Il villaggio di Odd, ora devo vedere un attimo. Ecco, qui c'è il ponte girevole che è chiuso. No, ci dobbiamo andare dall'altro lato. Ecco qua. Allora, cratere ne parleremo dopo. Allora, sì, dobbiamo andare dall'altro lato, da qua. Da qui, dobbiamo costeggiarlo da qua il fiume, perché giustamente dobbiamo salire. Ok, eccoci qua. No. Oddio, ho sbagliato. Ma perché si sposta da solo? Sì, entra, cazzo. Madonna mia, certo che dobbiamo entrare. Ok. E a questo punto dobbiamo entrare. Dobbiamo andare da questo lato, se non ricordo male. Perché dovrebbe apparire. Oddio, vediamo se mi ricordo bene. Perché dovrebbe apparire praticamente la casa con tutti gli elfi che attaccano il nostro Cornelio. Però forse è dal di sopra. Mi ricordo dove si trovasse effettivamente la casa. Anzi, io mi ricordavo fosse praticamente qua. Cioè, fosse praticamente qua sotto. Invece, a quanto pare, nope. Allora, fatemi vedere. Allora, questo era l'ingresso della città. Ok, quindi noi dobbiamo andare di qua. Scusami, ma non era di qua, non era questa la casa. Doveva essere da questa zona. Oddio, me la ricordo. No, qui c'era il parchetto. No, io mi ricordo che c'era la casa qua. Aspetta, forse dovevo entrare dentro la casa. Perché c'era la casa e non erano fuori, erano dentro. Quindi era questa, mi sa. Sì. Ecco, infatti. Eccoci qua. Allora, e qui sì, ragazzi, dobbiamo combattere contro gli elfi. Ops, merda. Ovviamente sono scarsissimi. Minchia, madonna, sonno gli ha messo. Ok, andiamo a... Ok. A posto. Benissimo. Ma che... E tu chi diavolo sei? Ehi, che stai facendo al prezioso membro della nostra orchestra, eh? Il membro della vostra orchestra? Certo! Io sono Cornelio, il genio musicale, con gli elfi Doremi sto formando la migliore orchestra di tutti i tempi. Bah, come osi guardarmi in quel modo? I tuoi occhi mi deridono e sembrano chiedere come sia possibile che ci sia un'orchestra sinfonica elfi Doremi. Tu, mediocre! Mediocre! Mediocre tra i mediocri! Come osi negare quello che non capisci? La tua mediocrità è veleno che secca le radici del glorioso albero dell'arte. Bah, perché spreco tempo e fiato con te? Sei solo un mediocre. È tutta colpa tua, perciò ora mi devi aiutare a trovare un altro elfo Doremi. E quindi Cornelio per il momento è entrato in squadra.
Eccolo lì. Ora, in questo caso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo combattere, però non dobbiamo attaccare. Dobbiamo far sì che sia Cornelio a recuperare l'elfo. Apri bene le orecchie, mediocre. Posso catturare questi elfi Doremi con questa runa Doremi. Osserva. Esatto. Ora lui ci sta spiegando effettivamente qual è la sua subquest in teoria. Però non serve completarla per forza. Allora, difendi e con lui runa Doremi. Un po' come Pokémon. Madonna che brutto. L'elfo è terribilmente brutto. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ah, bene. È uno comunque. Guardate come fa con le mani. Me ne servono altri 4. Ma non credo che ce ne siano altri nei paraggi. Tra l'altro l'elfo entra in squadra. Non ci resta altro da fare che continuare a cercare. Trovamene 5, anche se devi setacciare tutta Falena. Io non mi muovo finché non hai finito. E ti toccherà anche mantenermi. Non ti conviene battere la fiacca, mediocre. Ecco qua. Hai fatto amicizia con Cornelio. Quando appare hai fatto amicizia, vuol dire che hai reclutato una stella del destino. E lui è la nostra prima stella del destino ufficiale di Suikoden 5. Infatti, se notate, adesso abbiamo praticamente l'elfo e anche Cornelio nel party, che vabbè, sono scarsi come la fame, però è comunque una stella del destino. Ok, da questo punto possiamo uscire dalla città di Hod, dal villaggio di Hod, e poter continuare la nostra trama. Allora, c'è una cosa che qui possiamo aggiungere, ovvero il fatto che gli elfi, ovviamente i Doremi, non sono delle stelle del destino. Funzionano un po' come gli scoiattoli su Suikoden 2, no? Se vi ricordate, per chi ha giocato la saga Suikoden. Quindi si possono catturare, si possono avere nel party, ma non saranno, per l'appunto, stelle del destino. Quindi si potranno utilizzare così, come se fossero un extra del bonus. Quindi ci sta. Allora, riscendiamo verso Rainwall, ovviamente. Ok. Tra l'altro, un'altra piccola curiosità sugli elfi Doremi è il fatto che modifichino anche l'audio di combattimento quando appunto stiamo combattendo. Quindi la musica di battaglia sarà leggermente diversa in base a quanti elfi avremo praticamente all'interno del party. È caruccia questa cosa, molto carina. Allora, qui adesso invece noi dobbiamo andare, cioè dobbiamo proseguire, dobbiamo continuare a seguire il fiume. Solo che però, allora, siamo giunti a Rainwall. Ho fatto un piccolo taglio perché ho potenziato le armi, in questo caso, almeno per dare un po' più di potenza di fuoco a Cornelio, che sennò veramente faceva schifo. E se per chi interessasse, un altro degli elfi dovrebbe trovarsi qui. Se noi costeggiamo tutta questa parte di fiume, dovrebbe apparire un elfo esattamente in questa direzione. Ora, ok, se non appare, schippo la battaglia e andrò avanti, ovviamente. Oh mio Dio. E andrò avanti, ovviamente. Però appena troverò l'elfo, ve lo farò vedere. Allora, costeggiamo il fiume. Vi faccio vedere se è come dico io. No, andiamo avanti. Ok, in questa zona in teoria dovrebbe esserci l'elfo. Quindi vediamo se mi ricordo bene. Ok, per ora no. Oh, eccolo qua. Finalmente l'abbiamo trovato. Quindi, stessa cosa. Io mi ricordavo che qui doveva esserci un elfo di questi, perché l'avevo beccato in questa zona. E qui ci siamo presi anche un secondo elfo, che è un secondo elfo, sì, chiamatelo come volete.
Sono comodi da avere in parti loro, perché giustamente man mano che noi ne abbiamo di più, la runa di Cornelio diventa sempre più forte. In teoria ce ne dovrebbe essere un terzo che in un modo o nell'altro si dovrebbe reclutare, però al momento non ci faccio caso se qua ce n'erano altri. Quindi per il momento lascio stare. Fatto questo, adesso dobbiamo raggiungere Raftfleet. Raftfleet però dove si trovava? Devo seguire il fiume però dall'altro lato, quindi faccio un piccolo taglio, mi rafforzo un pochettino i personaggi, magari compro qualche equipaggiamento e poi andiamo avanti. Ok, ci siamo. Siamo arrivati a Raftfleet. Ho fatto un po' di perdita di tempo in realtà, perché ho preso una runa rabbia che non era esattamente quella che ricordavo io, perché forse io l'ho confusa con la runa Furia, dove praticamente ti dà sempre lo status Berserk, mentre invece questa ti dà lo status Berserk se subisci due danni, quindi è la sua versione Wish. E poi stavo praticamente tentando di fare il miracolo. E uno dice: perché stavi tentando di fare il miracolo? Perché, ragazzi, con i mostri che ho incontrato nella zona ho praticamente preso tre pezzi di runa incremento e volevo creare la quarta. Volevo creare il quarto incremento per fare la sfera incremento e praticamente diventare un mostro già subito all'inizio del gioco, però non ci sono riuscito, mi sono rotto le palle e ho detto andiamo avanti, basta, sono stanco, via, inutile perdere altro tempo, anche perché ormai questa puntata ora la concluderemo e poi ci vedremo alla prossima. Allora, benvenuti a Raftfleet. Ragazzi, cosa bisogna fare a Raftfleet? Anche qui ci saranno dei reclutamenti da fare, o al meglio, se abbiamo fortuna faremo un reclutamento, gli altri saranno probabilmente primi approcci in questo caso. E allora, prima andiamo qua al negozio scambi, dove dovremmo incontrare lui. Eccolo qua. Salve Altezza, benvenuto, mi auguro che si troverà bene qui da noi. Io mi chiamo Sairo. Come può vedere, sono solo un vecchietto in pensione che si gode il meritato riposo. Oh, 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 oh. Ok. Era un mercante una volta, ma ho passato secoli ormai. Ok, cosa bisogna fare con lui? Bisogna praticamente parlare, spesso e volentieri, fino a quando non dirà che il prezzo del sale è diventato alle stelle. A questo punto, che cosa bisogna fare? Bisogna vendere poi la nostra scorta di sale, per far vedere a lui appunto che noi siamo comunque delle persone che ci teniamo, e quindi lui si unirà. Quindi ci sta. Però qua mi sa che per il momento il dialogo è sempre questo. Sì, era un mercante. Allora, tu invece cosa mi dici? Allora, vediamo sale. Allora, il sale ancora. Allora, vediamo le voci. Ah, pare che il prezzo del sale sia sceso parecchio. Ok, quindi per il momento siamo... Ok, per il momento siamo in alto mare, perché il prezzo del sale deve aumentare. Non so se entrando e uscendo... No, ok, niente. Ragazzi, è tutto randomico purtroppo. Si potrebbe salvare e poi, diciamo, entrare e uscire per far sì appunto che la situazione possa volgere a nostro favore. Però qua purtroppo dovremmo tornarci spesso e volentieri. Andiamo avanti. Dove dobbiamo incontrare anche altri due personaggi in questo caso. Dovremmo andare, se non sbaglio, alla locanda. Sì, perché praticamente ci sono due personaggi che lavorano alla locanda adesso. Eccolo qua. C'è lui, lo chef Rezzo. Ma guarda un po', Sua Altezza, cosa credite? Vostra Altezza, non potete assaggiare il pesce. Rezzo lo cucina in una maniera paradisiaca. Non è merito mio, è il fiume che ci dà del pesce davvero ottimo. Tutto qua. Dai, Rezzo, non fare il modesto. Era tutto talmente buono che ho ordinato più di quanto potessi mangiare. Non ce la farò mai. Che c'è? Non ti piace il cibo di mio padre? No, Shumin. Anzi, lo adoro. Quel pesce l'ho allevato, pulito e preparato con le mie mani. E ora, se non lo vuoi mangiare, quel pesce si sarà sacrificato per niente. Oh, ma io... Shumin... Basta, Shumin. Scusatemi, gentile signore. No, non c'è di che. Anzi, Shumin ha ragione.
Mio padre mi ha insegnato che la vita è un bene prezioso. Verissimo. Però devo anche insegnarti le buone maniere. Ma padre... Vostra Altezza, che devo fare? Mangia pure. Avete assolutamente ragione. Sarebbe un vero peccato lasciare tutto questo ben di Dio. Va bene. E poi mi sta venendo di nuovo fame. Finiamo questo delizioso banchetto. Ecco qua, tutto risolto. Shumin, fai la brava con tuo padre. Signore, lo farò. Scusatemi molto, signore. E per cosa? È un vero piacere mangiare dei manicaretti così buoni. Ok, e qui abbiamo assistito alla scenetta che ci serviva per conoscere e per introdurci a Rezzo e sua figlia. Il pesce d'acqua dolce in questa nazione è fantastico, sarà un piacere usarlo per preparare delle vere prelibatezze. E ancora, purtroppo, non possiamo parlare. Perché non lo provi? Ecco qua, vedete, questo era giustamente il primo approccio. Purtroppo qui i personaggi sono un po' più... non è come Shuikoden 2, per esempio. Io farò spesso e volentieri i riferimenti a Shuikoden 2 perché comunque sia questo Shuikoden 5 è un prequel sia del primo che del secondo. Quindi ci saranno tanti riferimenti sia al primo che al secondo Shuikoden, dove i personaggi potevano essere reclutati anche subito, cioè basta che tu rispettavi le condizioni e quindi li potevi reclutare subito. Qua purtroppo non è così. Allora, c'è anche un'altra piccola cosa che possiamo fare, perché se non sbaglio, da questo momento il fabbro dovrebbe essere arrivato a livello 7. Quindi io posso potenziare un po' di più le mie armi. Ora non vorrei dire una cagata, perché già ne dico parecchie. Però se non ricordo male, qui il fabbro dovrebbe essere arrivato a livello 7. Quindi io voglio fare una capatina. Vorrei fare una capatina al fabbro, che però non mi ricordo dove si trova. Però dovrebbe essere da questo lato, perché questa è la zona commerciale. Eccolo là sotto, mi sa che era. L'ho visto. Ah, eccolo qua, questo qua. Sì, lui, tu sei il fabbro. Sì, ok, esatto, livello 7. Quindi i nostri soldini che abbiamo farmato con tanto amore qui ci aiuteranno. Qui alziamo anche Leon adesso, perché ci sta. Sono felice di spendere questi soldi nelle armi, che ne vale la pena. Ok. Perfetto. Adesso possiamo andare a parlare con Raja. Ecco qua. Ok, così facciamo il discorso con Raja, facciamo tutto quello che c'è da fare e poi per questa puntata direi che possa essere tutto. E direi che ce la siamo cavata anche abbastanza bene, in realtà. Ecco qua. Oh, Vostra Altezza. Bene, bene. Ah, è fantastico vedere che state tutti bene. Ammiraglio, devono essere stanchi dopo un viaggio così lungo. Facciamoli accomodare nella stanza sul retro. Ah, ottima idea. Allora, non restate lì impalati, sedetevi e parliamo. La situazione è diventata un vero incubo. C'è un sacco di gente con le orecchie a punta in città, perciò abbiamo capito cosa è successo. E credo di sapere perché siete qui, Vostra Altezza. Davvero? Sì. Avete sentito? Stanno già reclutando i soldati a Solfalene e a Stormfist. Reclutando dei soldati? Per combattere contro di noi? Credo che non sia l'unico motivo. Lord Godwin è sempre creduto in un esercito molto forte. Ora che controllano il Palazzo del Sole, sembra che vogliano rimodellare Falene al loro piacimento. A noi non piace per niente, Vostra Altezza, e ci piacerebbe aiutarvi. Ma, a essere onesti, non vogliamo allearci a Lord Burroughs.
L'ultima cosa che vogliamo è diventare delle pedine nelle mani degli aristocratici. Ma Raja, insomma, non ditemi che nel profondo del vostro cuore non la pensate anche voi così. Eh? Siete consci del fatto che quel vecchio furbone vi sta usando, vero? Ammiraglio, ci sembrate un po' troppo duro, non sembrate? Non vi sto criticando, altezza. Capisco che avete bisogno di quella vecchia volpe per combattere Godwin, ma spero che rifletterete bene su quanto far proseguire questa alleanza. Mi spiace di non potervi aiutare, dopo tutta la strada che avete fatto, ma voglio darvi un consiglio. Se vi servono degli alleati, altezza, dovete promuovere la vostra causa. A questo scopo, la prima cosa da fare è occuparvi della situazione del Lord Lake. Vi serve l'appoggio del popolo, ma se ignorate il problema di Lord Lake, la gente non vi appoggerà. Soprattutto dopo quello che aveva fatto sua madre, quindi... Va bene. Stai calmo, sua altezza. L'ammiraglio a volte può sembrarti dura, ma è solo preoccupata per te. Se me lo dici tu, Kisara, io ti ascolterò sempre. Mi chiedo perché quella vecchia volpe provi dell'interesse per te e non per Lady Saye. Cioè, era la seconda in lizza per il trono. Certo, poi ha abdicato e tutto il resto, ma si potrebbe pensare che lui la trovi più attraente di te come vessillo dietro cui adunarsi. Cosa ne pensi? Non sono in lizza per il trono? Beh, può anche darsi, ma davvero, sua altezza, dovresti avere più stima di te stesso. Ecco cosa sta tramando quella vecchia volpe. Conoscendolo starà nascondendo anche dell'altro. Se fossi in te, farei attenzione. Ti userà e ti metterà da parte alla prima occasione. Questo è vero. È tipico dei Burrows, ma tipico in generale di tutti, un po' tutti, fare questa cosa. Purtroppo le persone sono un po' così. Allora, a questo punto direi che possiamo uscire, effettivamente. Dobbiamo andare a Lord Lake adesso. Sì. La prossima volta sarà la volta di Lord Lake. Vostra Altezza, aspettate, per favore. Ecco qua. Chi sarà? La nave di mio marito è ancora qui vicino. Se mai vi dovesse servire, mio marito e mia figlia vi porteranno dove desiderate. Voi e Lady Silence li avete salvati, quindi tutta la famiglia vi è grata. Eh? Quando Log e Luna hanno cercato di portare quella polvere d'oro a Lunas, voi li avete riportati qui. Se fossero stati consegnati alle guardie di pattuglia, li avrebbero portati a Solfalena e probabilmente sarebbero stati coinvolti nella rivolta. Forse non era vostra intenzione, ma la mia famiglia è in debito con voi e con Lady Silence. Ma non voglio ringraziarvi per quel che è successo. Potrebbe sembrare che siamo felici per eventi tanto dolorosi per voi, vostra altezza. Però vogliamo dimostrarvi la nostra più sincera gratitudine. Non posso lasciare l'ammiraglio e Log e Lun faranno di tutto per aiutarvi, vostra altezza. Ok, quindi abbiamo praticamente ora anche il viaggio rapido, se così si può dire. E poi è un viaggio rapido molto relativo. Però sì, effettivamente noi dobbiamo andare esattamente con loro, se non sbaglio, perché loro ci lasciano il più vicino possibile. Eccoli qua. Oh, the prince. Oh. Look, we offer our sincere. Ah, too bad the queen and Farid had to kick the bucket. Hey! Madonna mia. That really hurt. What the hell did you do that for? Shut up, Pop. How come you gotta be so insensitive? Can't you think about how the prince must feel? I thought I was thinking about how he was feeling. I did say too bad, you know. And that's why I told you to shut up. Excuse me. Really, please you two stop. Oh. Sorry about that, prince. So, I'm thinking you probably heard from the wife about this already. If it weren't for you guys, Prince, me and Pop would have probably been in big trouble. So we want to get the chance to repay you. Sorry, I mean let us repay you, Your Highness. Please. Oh, all right. Please, sir. Prince? Non l'abbiamo fatto per salvare voi. Yes, you're a prince, Prince! In Rafli, we always repay our debts twice over, you know? We're gonna do our best. All right, then. You gotta let us know if there be anything we can do to help you, okay? Well, I'm thinking there's some stuff we can't do, but if we can do it, we're gonna do it. Ok, e questa era la scenetta dove appunto loro ci offrono il loro aiuto.
Ecco, vogliamo andare a Lord Lake. Oh, you do, huh? Then we're gonna help you get there. Hop on board and watch your step. Lon, we're shoving off. Aye, aye. Ecco, vedete, loro hanno una runa per poter navigare, non hanno soltanto la forza del vento. Infatti, vedete, non hanno vele. Wow, is that the flow room? Not bad, you think? Hold on tight, you guys! Molto bene, da qui basta andare verso sud per arrivare a Lord Lake, in un baleno, principe. Mi piacerebbe portarti un po' più vicino, davvero, ma lungo il fiume c'è una fortezza dei Godwin e mi sa che è meglio non avvicinarsi troppo con questa nave. Ma non preoccuparti, principe, stai vicino alle montagne e quelli nella fortezza non ti vedranno mai. Bene, diamoci una mossa, principe. Eh? Vieni anche tu, Lun? Ma certo! Te l'avevo detto, le donne di Raftfleet ripagano i propri debiti due volte. Papà, tratta bene la nave mentre sono via e non andare a ubriacarti come al solito. D'accordo, a patto però che tu e il principe non facciate niente che io non approvi, capito? Eh? What? Cosa? Ma non ho capito. Ecco, Lun, sì, ragazzi, purtroppo Lun è solo di livello 5. Sì, dobbiamo fare da babysitter, praticamente. Già, vabbè. Purtroppo la situazione non è delle migliori quando succede all'inizio del gioco, comunque. E quindi non si può fare altro. Allora, io qua non so se si può salvare, non mi ricordo se... Credo di no. Credo che qui non si possa salvare, quindi andiamo verso Lord Lake, facciamo appunto il nostro ingresso a Lord Lake e poi successivamente ci salutiamo, così posso salvare, eccetera. Ecco, vedete, qui c'è praticamente la diga. Ecco qua, qui c'è la foresta dove siamo già stati e qui siamo finalmente a Lord Lake. Quindi salviamo e la prossima volta parleremo con Lord Lake, cioè parleremo con i rappresentanti di Lord Lake, ripristineremo la situazione a Lord Lake e poi andremo avanti con la nostra storia. Ci saranno altri reclutamenti, perché ci saranno altri reclutamenti, ma questo lo vedremo la prossima volta. Quindi grazie per tutto, grazie per essere stati con me e alla prossima. Bye bye.